alle politiche nazionali di lotta alla povertà e alle politiche di cooperazione internazionale di contrasto ai cambiamenti climatici a livello internazionale. Grazie. La ringrazio moltissimo. Ha chiesto, risponde il sottosegretario per l'economia e delle finanze, onorevole Paola De Micheli. Prego. La ringrazio Presidente, onorevole collega Quartapelle. Nel febbraio del 2013 la Commissione europea ha adottato, a seguito della richiesta avanzata da 11 Stati membri, Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna, una proposta di direttiva che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie. Il contesto negoziale si è presentato sin da subito molto complesso a causa della forte connotazione politica del dossier, della preesistenza di forme di prelievo sulle transazioni finanziarie in alcuni dei paesi cooperativi, operanti e dell'esistenza di rischi di delocalizzazione delle medesime transazioni potenzialmente acuiti dalla limitata estensione geografica di applicazione dell'imposta. In occasione dell'incontro Ecofin del 6 maggio 2014, tutti gli Stati cooperanti, ad eccezione della Slovenia, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta con la quale hanno affermato la volontà di raggiungere un accordo politico finalizzato alla creazione di un regime armonizzato di tassazione delle transazioni finanziarie a partire dal 1 gennaio 2016, dichiarando di voler estendere in maniera progressiva il campo di applicazione dell'imposta al fine di poterne valutare in itinere gli impatti macroeconomici. Successivamente, il 27 gennaio 2015, i ministri di 10 Stati cooperanti, ad eccezione della Grecia, hanno sottoscritto una nuova dichiarazione congiunta, ribadendo l'impegno finalizzato al raggiungimento di un accordo politico che potesse consentire l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie a partire dal 1 gennaio 2016. Nella costruzione dell'imposta, i ministri hanno inoltre espresso la volontà di tenere in debita considerazione il potenziale impatto della stessa sull'economia reale, nonché il rischio di delocalizzazione del settore finanziario. Sulla base degli orientamenti espressi dai ministri dei paesi europei cooperanti, i lavori tecnici proseguono a ritmo serrato al fine di conseguire gli obiettivi temporali indicati nella dichiarazione congiunta e di raggiungere un compromesso conforme allo spirito dell'iniziativa che ha portato all'avvio dei lavori in cooperazione rafforzata. Il tema della cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie sarà inserito nell'agenda di una delle prossime riunioni dell'Ecofin. L'Italia, che già applica a livello nazionale forme di prelievo sulle transazioni finanziarie fin dalla presentazione della proposta di direttiva, ha assunto un ruolo molto attivo, sia per quanto riguarda la discussione sui tavoli tecnici, sia dal punto di vista politico. Nel corso del semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, pur essendosi modificato il suo ruolo istituzionale, ha continuato ad attribuire grande importanza al dossier in esame, lavorando all'individuazione di possibili soluzioni di compromesso con in coordinamento le istituzioni dell'Unione interessate. In linea con le indicazioni politiche più volte espresse dai ministri in sede Ecofin, la delegazione italiana supporta la costruzione di un modello di imposta che possa avere, anche a seguito di progressive estensioni, un campo di applicazione appropriato, scongiurando tuttavia potenziali impatti negativi sul funzionamento del mercato finanziario e sull'economia reale. Infine, in merito alla destinazione del gettito dell'imposta in argomento, che sulla base dell'idea originaria della Commissione avrebbe dovuto dar vita ad una nuova risorsa propria dell'Unione Europea, occorre precisare che la trattazione di tale argomento nell'ambito dei lavori tecnici appare al momento prematura, in quanto il negoziato è concentrato in questa fase sulla precisa definizione degli elementi strutturali dell'imposta. Grazie onorevole De Micheli. Do la parola all'onorevole Quartapelle per la replica. Prima però saluto i bambini e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale di Via Tedeschi in Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Prego, onorevole Quartapelle, proprio. Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario De Micheli per la risposta, anche se è una risposta parziale, nel senso che proprio in virtù del ruolo che l'Italia ha assunto su questo dossier, ci aspettiamo
terremmo un pochino più di chiarezza sia sul tema della base imponibile, soprattutto sui prodotti del mercato secondario su cui si intende andare ad applicare la tassazione e in particolare sugli orientamenti della destinazione del gettito. Ricordo che a questo proposito la tassazione sulla transazione finanziaria è sostenuta da una campagna globale che ha raccolto più di 1 miliardo di firme a sostegno della tassazione. In Italia in particolare è attiva una campagna delle organizzazioni non governative e del terzo settore, la campagna